tutti, eccoci qui per parlare del Dremel, tutti insieme, eccoci. Allora, il Dremel di cui vi parlo è questo qui, Dremel 355-1 o 155. Dremel sarebbe la marca della fabbrica che lo produce, il modello si chiama 300, 155 perché l'uno si riferisce a un pezzo in più che è all'interno della confezione, che vi permette di lavorare con più facilità perché è una specie di prolunga con un'impugnatura molto leggera. E poi 55 perché all'interno della confezione trovate una valigetta con 55 punte, che poi è questa qui che vedete qui sull'immagine, poi ve la faccio vedere naturalmente più da vicino. Innanzitutto cominciamo a rispondere alle domande di base. Quanto costa? Lo so che è una delle domande più quotate. Nonostante sia una delle più antipatiche per me, perché detesto parlare di prezzi, lo trovo molto noioso. Comunque, costa intorno ai 100 euro, diciamo. Naturalmente dipende dove lo acquistate questo prodotto, però comunque considerate che anche se acquistate questa confezione con la prolunga, le 55 punte già incluse, è molto probabile che abbiate bisogno di comprare qualche altra punta in più. Quindi io direi di andare direttamente intorno ai 100 euro per quanto riguarda il prezzo di questo prodotto. Quindi questa è la prima domanda archiviata. Che cos'è questo Dremel 300? Fondamentalmente vi serve se fate lavori di artigianato a livello hobbistico, mi viene da dire. Non so quanto possa essere uno strumento professionale, quindi adatto anche a un artigiano professionale, perché io non sono un artigiano, non lavoro professionalmente nel campo dell'artigianato, quindi non vi so dire quanto questo strumento sia valido, però per quello che faccio io, che è diciamo un artigianato a livello di hobby, quindi senza nessuna particolare preparazione, secondo me è uno strumento validissimo perché vi permette di fare proprio tante 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 cose, nel senso che ha tantissime diverse punte che vi servono per l'intaglio, l'incisione, la smerigliatura, l'affilatura, sto proprio leggendo dalla scatola, la pulitura, la lucidatura, il taglio, la levigatura e poi tanti altri vari accessori che ad esempio vi permettono anche di fare fori, insomma, punte molto sottili, tipo trapano, che però vi permettono di fare dei fori di precisione. Questa è una delle cose in più che ad esempio fa. Quindi vi rendete conto già da tutto questo elenco di funzioni che potete utilizzare questo strumento per fare veramente tantissime cose. Altra domanda sicuramente quotata è: vi consiglio di acquistare questo prodotto? Dipende da voi, da quanto siete abituati a lavorare con le vostre mani, a fare cosine artigianali, se vi piace decorare i vostri oggetti a casa, se vi piace costruirne di nuovi. Non so spiegarvi bene. Se l'artigianato fa parte della vostra vita quotidiana, anche a livello di hobby, è sicuramente un attrezzo, secondo me, per cui vale la pena investire, perché vi aiuta in tantissimi campi, vi velocizza e inoltre, essendo uno strumento molto preciso, affidabile e accurato, vi aiuta a realizzare un lavoro molto rifinito, cioè nel senso che sicuramente se avete già delle capacità di base, questo Dremel vi aiuta a potenziarle, a creare qualcosa di ancora più bello. Certo che se però voi non avete questa particolare attitudine nel creare, nel realizzare cose manualmente, sotto tantissimi aspetti della vostra vita quotidiana, oppure se non praticate questa attività, mi viene da dire quotidianamente, cioè anche nei vostri piccoli ritagli di tempo di ogni giorno, allora probabilmente potete fare benissimo a meno di questo strumento. È uno strumento che vi velocizza, che vi aiuta ad essere accurati, precisi, eccetera, e probabilmente vi aiuta anche a realizzare un prodotto finito che è molto bello, con una fatica minima, però è sicuramente un qualcosa che potete sostituire con altri strumenti, non è essenziale. Certo, qui è un discorso molto generale, perché poi alla fine io non è che sfrutti al massimo questo Dremel 300, nel senso che io mi limito per ora a impiegarlo nella creazione di cabochon, perché utilizzo il Dremel per levigare soprattutto la base dei miei cabochon, per renderli belli tondi, per dargli una forma molto regolare. Ma lo strumento in sé è in grado di fare molte altre cose che vanno ben al di là della pasta polimerica e della levigatura di un semplice cabochon. Quindi anche qui io sono un po', diciamo, in difficoltà nel sapervi dare un'opinione generale. Per me è utile perché siccome sforno teglie e teglie di cabochon, stare ore e ore con la carta vetrata per ottenere lo stesso risultato mi richiede tantissimo tempo. Con il Dremel io in un paio d'ore ho levigato le mie
10 teglie di cabochon, veramente no, nel senso che una teglia di cabochon io comunque riesco a lavorarla, a rifinirla in circa un'oretta. Quindi per me è sicuramente utile, però se voi sfornate 10 cabochon al mese potete tranquillamente lavorarli con la carta vetrata e ottenete sicuramente lo stesso risultato, magari avendo un po' più di pazienza e impiegando un po' più di tempo. Altra cosa interessante che potrebbe esservi utile è che comunque esistono tanti strumenti di altre marche che hanno circa queste stesse funzioni. Mi viene da dire circa, perché comunque esistono tanti strumenti simile a questo Dremel 300, che quindi hanno tante funzioni, intagliano, incidono, affilano, puliscono, lucidano, eccetera, bla 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 bla, tutto questo ad un prezzo molto inferiore. Parliamo di strumenti che possono costare 20, 30, fino anche 50 euro. Naturalmente c'è una differenza. C'è una differenza sicuramente di qualità a livello dei materiali di cui è composto il Dremel 300 rispetto agli altri. In generale la ditta Dremel fornisce un'assistenza diversa e vi assicura, naturalmente nei limiti del possibile, la fornitura di pezzi di ricambio nel caso il vostro Dremel si rompa, cosa che non avviene per le altre aziende. Di questo sono abbastanza sicura, più che altro perché, non tanto per esperienza personale, perché non ho mai provato altri strumenti simili al Dremel, però di fascia economica inferiore, ma sono cose che mi sono state dette da vari commessi nel momento in cui sono andata a comprare le mie punte per il Dremel, insomma, mi sono un pochino informata e quindi gli altri prodotti simili al Dremel costano di meno, anche perché vi forniscono un'assistenza diversa, è anche più difficile reperire le punte nel caso queste si logorino col tempo ed è qualcosa che sicuramente avviene. Però anche qui naturalmente la scelta è molto personale, perché tutto dipende da cosa ci dovete fare con questo strumento. Se è uno strumento che dovete usare saltuariamente, che anche se si rompe non succede niente, boh, io comunque acquisterei al vostro posto tranquillamente lo strumento multifunzione a 20-30 euro. Per quello che ci devo fare io, che lo utilizzo, mi viene a dire quasi quotidianamente, mi serve un qualcosa che mi dia sicurezza, affidabilità e soprattutto la sicurezza di poter ritrovare le mie punte specifiche, particolari. Ogni punta è numerata, quindi me ne serve quella in particolare e non un'altra. Insomma, tutta una serie di cose. Naturalmente io preferisco il Dremel 300, adesso mi è stato regalato, ma io comunque avrei acquistato questo e non un altro. E niente, vi faccio vedere il Dremel all'interno, come si presenta. Innanzitutto, cose essenziali, se volete lavorare con strumenti del genere, occhialini. Appena ho ricevuto il Dremel sono andata in Umbrico e ho comprato sia gli occhialini che la mascherina. Assolutamente, perché vi dico che già con le paste polimeriche non avete idea dei chili di polvere che si fanno, veramente strati di un centimetro, che insomma respirarli non è proprio la cosa migliore, quindi mascherina e occhialini. Anche perché io comunque ad esempio faccio semplicemente delle smerigliature, delle levigature sui miei cabochon, però vi assicuro che tutti i vari pezzettini zompano da una parte e dall'altra, e secondo me è particolarmente pericoloso lavorare senza queste due componenti. Mi raccomando, non ve lo fate ripetere, assolutamente essenziali. Prima comprate questi e poi comprate qualsiasi altro strumento che vi possa servire per fare i vostri lavori di artigianato. Non ve lo fate ripetere. La valigetta, quindi all'interno io della confezione ho trovato questa valigetta, viene venduto proprio così, con quest'altra valigetta piccolina laterale che contiene tutte le punte. Le punte sono numerate. Tra l'altro, la cosa bella è che ve lo faccio vedere sulla scatola perché si vede molto bene. Spariscono, poi ritorno. Allora, vedete, ci sono tanti riquadri. All'interno di ogni riquadro ci sono le punte, e poi all'interno sempre degli stessi riquadri ci sono anche dei pallini colorati, verdi, gialli, eccetera. E il colore di questo pallino che si trova all'interno del riquadro vi serve per capire la funzione della punta. Cioè, se il pallino è di colore verde, vuol dire che quella particolare punta vi serve per smerigliare e affilare. Questa è già una cosa che io trovo utilissima, perché non essendo pratica, non sapevo bene come utilizzare le punte, a cosa potessero servire. Poi, naturalmente, ho fatto anche degli esperimenti, cioè nel senso è vero, questa punta serve per smerigliare e affilare, ma se io la utilizzo per fare qualche quest'altra cosa, che succede? Perché poi, naturalmente, c'è un connubio tra la punta e l'oggetto che dovete lavorare. E quindi, siccome non ci sono delle istruzioni particolari per le paste polimeriche riguardo al Dremel, è naturale che c'è anche molto da scoprire, perché comunque le paste polimeriche sono molto morbide a livello della potenza del Dremel,
Quindi certe punte sono adatte, altre no. Ad esempio le punte per lucidare che vi propone il Dremel, ma io non le trovo così eccezionali per lavorare le paste polimeriche perché sono dei dischetti in cotone molto molto rigidi. Quindi poi se aggiungete anche la pasta abrasiva, che ad esempio ho trovata all'interno della valigetta con le mie 55 punte, ecco lì che proprio si consuma il cabochon, cioè nel senso che fate proprio dei solchi particolarmente profondi. Quindi naturalmente ogni punta deve essere utilizzata su un certo tipo di materiale e all'interno della confezione, naturalmente oltre alla valigetta con tutti i vari prodotti dentro, con tutti i vari strumenti, trovate anche le istruzioni. E cosa molto, molto interessante delle istruzioni è che trovate una piccola tabella, piccola, pagine di tabelle, sarebbe questa la tabella, dove vi viene detto il numero della punta. E sopra c'è, come vedete, una lista di materiali che. E quindi viene specificato il binomio punta materiale velocità del Dremel, perché questo Dremel 300 ha 10 velocità e naturalmente a seconda della velocità a cui viene utilizzata quella determinata punta riesce a lavorare su un materiale piuttosto che un altro. Molto interessante, ecco, vedete, è vero, il prodotto costa probabilmente molto di più rispetto ad altri, in alcuni casi anche più del doppio, però almeno per quella che è stata la mia esperienza, l'ho trovato molto esaustivo. Io non ho mai avuto un attrezzo del genere. E come l'ho aperto, mi sono messa a sfogliare, ho capito, ho fatto le mie prove, però avendo già una base che mi ha aiutato tanto nel riuscire a capire come poter sfruttare al meglio questo mio strumento. Adesso ve lo faccio vedere dentro. È una valigettina, la valigettina è semplicemente meravigliosa. Magari vi faccio una ripresa dall'alto. Eccola qui, questo è l'interno della valigetta. Qui abbiamo proprio il Dremel, cioè nel senso, come dire, il motore di base con la punta. Poi tra l'altro io all'interno della confezione ho trovato questa punta fatta così. Al cui interno bisogna mettere quest'altro beccuccio che vi permette di trattenere tutte le vostre punte. Però in realtà poi ho scoperto che esiste un mandrino differente, spero che il termine mandrino sia corretto, che è questo qui e che è molto più pratico perché assomiglia tipo alla parte terminale dei trapani, che nel momento in cui l'andate ad avvitare automaticamente si stringe anche e va a circondare e a bloccare la vostra punta. Se invece utilizzate la punta originale che trovate all'interno della confezione, è probabile che dobbiate comprare diversi tipi di questi beccucci, ce ne sono di diverse misure, perché ogni punta ha una determinata dimensione e per ogni dimensione di punta serve uno di questi beccucci particolari. Comprando questo pezzo in particolare ho risolto perché, come vedete, mentre giro si stringe, piano piano si va a chiudere intorno alla mia punta e la blocca. E quindi non ho bisogno di acquistare tutti i vari pezzi singoli. Questo è un po' uno svantaggio perché comunque mi sembra che questo singolo pezzo sia costato un 10-15 euro. Quindi poi anche i pezzi aggiuntivi hanno un loro costo che non è così, insomma, non è assolutamente economico. Però siamo sempre lì. Dipende dal tipo di uso che dovete fare di questo strumento. Questo invece è quel tubo, chiamiamolo così, quella prolunga che potete applicare qui al motore principale in questo modo, per poi trovarvi ad avere tra le mani questa impugnatura molto leggera, alla quale poi io naturalmente vado ad applicare questa punta qui, in modo da poter poi inserire qualsiasi tipo di punta sul mio strumento. Vabbè, poi questo lo rincastro per bene. C'è uno scompartimento qui, io ho comprato a parte le punte per fare i fori, ci sono punte a 0,8, 1,2, 1,6, 2, 2,4, 2,8 e 3,2, punte molto sottili. E poi magari vediamo da vicino la valigetta con le varie punte. Questa è una confezione di dischi per tagliare. Io sinceramente ancora non l'ho utilizzata, ma saranno quei dischi che poi andrò a utilizzare per tagliare le asoline dei bottoni. Ok, e vi farò sapere come mi sono trovata perché ancora non ho avuto il tempo di poterle sperimentare. Queste sono due spugnettine abrasive, diciamo, che ho comprato in più io, perché ho bisogno di testare diverse cose per lucidare le mie paste polimeriche. Sono delle spugnettine abrasive, tipo quelle che si utilizzano per lavare i piatti e togliere le incrostazioni, quelle verdi. La consistenza è circa quella,
Questa è più morbida, questa è un po' più dura. Queste sono le spugnettine lucidanti. Sembra ovatta molto compatta, per capirci. Questa è sporca di rosso perché l'ho utilizzata insieme alla pasta abrasiva, però per quanto riguarda le paste polimeriche non sono adatti questi strumenti per lucidare le vostre paste perché sono troppo aggressive. Quindi se avete già realizzato ad esempio un cabochon, nel mio caso, che ha una forma già predefinita e che non dovete levigare molto a fondo, non vanno bene perché in poche parole vi sformano il cabochon, creano dei solchi. La stessa cosa vale per questi due dischi, che sono semplicemente più grandi ma identici a quello che vi ho mostrato prima. Questo è un altro disco per tagliare, più spesso. Questa è una punta che ho preso in più io, sempre per lucidare. Sono dei strati di stoffa, sembrano semplicemente molto morbidi e vi servono per lucidare cose particolarmente delicate. Visto che avevo testato questi dischetti e li avevo trovati troppo aggressivi, ho voluto provare a comprare questa punta che sembrava morbida, anche se in realtà per quello che ci devo fare io è troppo morbida. Quindi, per ora, per le paste polimeriche, io non la utilizzo perché non mi trovo molto bene. Questa è una punta che serve per affilare cose del genere, anche quest'altra. Non le ho utilizzate molto perché non le trovo utili al momento per me, per lavorare le paste polimeriche, eccetera. Questo, diciamo, è la punta che deve essere usata in associazione a questi dischi perché poi la andate a vitare all'interno del disco e in questo modo avete la vostra punta pronta. La stessa cosa vale per questa, che come vedete ha una vite qui alla fine, la svitate, ad esempio inserite il vostro disco per tagliare in questo modo, la vite va nel foro, poi riavvitate il tutto, che poi tra l'altro io sto avvitando così con le mani, ma in realtà all'interno della confezione c'è anche uno strumento fatto apposta che è questo, che vi serve sia per stringere il mandrino, in modo che siate sicuri che è bello fissato e non vi perdete le punte. E poi c'è anche quest'altra parte posteriore che poi vi serve qui per avvitare bene le viti delle vostre punte. E così avete il vostro disco per tagliare, ad esempio. Poi ci sono queste punte qui che io utilizzo tanto per le paste polimeriche, anche se in realtà sono fatte per lucidare superfici metalliche, se ho capito bene. Questa l'ho trovata all'interno della confezione, questa io l'ho comprata a parte e mi trovo molto bene, soprattutto quando devo togliere dalla superficie del cabochon quel sottile strato di talco che inevitabilmente si va a creare perché utilizzo gli stampi. Per ora non ho trovato un'alternativa migliore del talco, nel senso che ho provato diverse cose, anche l'acqua, ma non mi piace. Il talco per ora trovo la soluzione migliore, visto poi che poi posso togliere quello strato biancastro che si viene a formare dopo la cottura. Con queste punte che sembrano delle scopette, anche diciamo la loro consistenza, la loro durezza, somiglia a quella delle scopette che magari si utilizzano per pulire i camini, non so se mi sono spiegata. Per le paste polimeriche sono perfette. Poi c'è quest'altra punta che serve per utilizzare questi rotolini, questi cilindretti di carta vetrata. Come vedete, sono le cose che utilizzo di più. Il cilindro che io utilizzo di più per le paste polimeriche è il 407. A differenza di questi altri, che sono i 408, levica con maggiore delicatezza. Invece, questi qua, i 408, sono molto aggressivi. Li devo utilizzare con tanta attenzione perché se mi sbaglio vado proprio a rischiare di rovinare completamente il cabochon. I 407 mi sembrano le punte perfette per smerigliare il mio cabochon. In poche parole, che cosa faccio? Io sto prendendo un cabochon a caso, questo qui che poi vi mostrerò in seguito nel prossimo video. Adesso registro anche un altro video subito dopo. Accendo il mio Dremel e faccio passare la mia punta nella parte posteriore del cabochon, in modo da levigare tutta la parte che sta alla base del cabochon, renderla piatta, liscia. Levigo anche i bordi, magari del cabochon se ne ho bisogno. E questa punta non mi fa perdere troppo tempo, nel senso che riesce a togliere la pasta in più che si è accumulata nei punti in cui non deve essere presente, però allo stesso tempo non è così aggressiva che se mi sbaglio rischio di fare un pasticcio e poi diventa difficile veramente rimediare.
Perché levica con delicatezza, non toglie tantissimo materiale in una volta sola. Magari devo impiegare un minuto in più per lavorare ogni capochon, però con la tranquillità e la sicurezza che non vada a rovinare le mie creazioni. E questo è tutto, non è che c'è molto altro da dire su questo Dremel, perché queste sono le punte. Non mi sembra ce ne siano altre. Ci sono le istruzioni. Magari vi faccio vedere anche le istruzioni. Questo, diciamo, più che le istruzioni, sono il foglietto illustrativo che trovate all'interno della confezione, dove vi fanno vedere tutti i vari prodotti che la ditta produce. Ce ne sono tanti. Io non saprei neanche dirvi bene a cosa servono perché non sono pratica. Questo è un avvitatore, vabbè. Fino a là ci arrivo. Vi consiglio, magari, se volete avere delle informazioni più precise, di andare a vedere il sito. Qui sono tutte le varie punte. Queste sono le punte per l'intaglio e l'incisione, perché questo è il colore che corrisponde all'intaglio e all'incisione. Ce ne sono veramente tante. Queste sono anche un po' costose, perché naturalmente sono punte molto precise, molto dure, alcune estremamente sottili che vi permettono di fare delle incisioni delicatissime sulle vostre realizzazioni. Queste sono le punte per la smerigliatura e l'affilatura. Ce ne sono tantissime. Queste sono le punte per la pulitura e la lucidatura, tra cui vedete ci sono anche quei dischi che io ho trovato troppo aggressivi. Queste, vedete, sono le punte che io utilizzo e che sono indicate per gli oggetti metallici, perché poi avete tutta una leggenda dei materiali su cui potete utilizzare le vostre punte al meglio. Sono queste punte poi che dovrebbero essere più dure, più rigide, e vi permettono di lavorare su materiali ancora più duri. Io utilizzo la 404 e la 403 per i cabochon. Qui abbiamo tutti gli strumenti per il taglio, i vari dischi. Questi sono tutti i vari strumenti per levigare. Io ho la 407 e la 408. Come ho detto, la 407 mi sembra la punta più indicata per le paste polimeriche, per levigarle. Poi ci sono anche la 432, la 430, la 431, 438, 439, 440 e 444. Io non l'ho provato. Ci sono anche queste molto interessanti, le 502 e 504, che sono una specie di ventaglietti di carta vetrata, sembrano. Però io, nel momento in cui sono andata a comprare le punte per il Dremel, non ho trovato queste qui, sennò sicuramente le avrei prese per provarle. Poi ci sono queste spugnettine abrasive che vi ho mostrato prima e che ho acquistato. Le punte di ricambio io ad esempio le ho trovate da Leroy Merlin, qui in provincia di Napoli, ma basta andare in un qualsiasi ferramenta, in un qualsiasi brico che vende i prodotti Dremel, sicuramente trovate anche tutte le punte. Queste, come vedete, sono quelle punte che io vi dicevo che vanno in associazione al mandrino, che trovate proprio all'interno della confezione. Ce ne sono quattro diverse. E ci sono anche confezioni che vendono tutte e quattro le punte, ma comunque il prezzo stava sempre intorno ai 15 euro, quindi il ragazzo mi ha consigliato direttamente di prendere quest'altro mandrino qui, perché almeno anche per me è assolutamente più pratico, preferisco avere un solo pezzo che averne quattro diversi. Queste sono le due punte che poi vi ho mostrato anche all'interno della mia valigetta. Queste sono le punte per forare. E sinceramente, per quanto riguarda il Dremel, io penso di avervi detto tutto. Non è che sia molto esperta di questo strumento, ve l'ho detto, lo utilizzo per un campo molto ristretto, tra l'altro non è neanche il campo per cui nasce, perché comunque non è che è specifico per le paste polimeriche. Spero di fare la sua conoscenza nel tempo, cioè spero magari di impiegarlo anche più in là nel tempo, utilizzarlo anche in altri campi e diciamo diventare più pratica. Per ora non ho molto da dirvi se non mostrarvi la confezione, farvi vedere le punte e dirvi come io lo utilizzo con le paste polimeriche. Niente, vi saluto, video lunghissimo, immagino, spero che vi sia stato utile e interessante. Ci sentiamo al prossimo. Ciao ciao ciao!